Con Roberto Gaudieri torna l'argomento illuminazione, Roby. Sei Ancora, che ancora troppo. no, Cioè, basta. vivi con l'illuminazione, vivi con la tua officina e anche l'illuminazione. Un tema importantissimo, soprattutto in questa stagione. Dice: no, beh, ma tanto si vede, si vede, si vede. Questa moto è una moto di un mio caro amico. Ogni tanto me la presta. L'altra notte, tornando a casa, di minchia, come si fa a vedere? Qui non si vede più niente. Un po' la età, un po' che non si vede veramente niente. Ho detto: Andre, ti fidi di me? Ho chiamato Roby, mi sono fiondato qua da Eddie Ma Group. io volevo un attimino sempre far vedere una cosa, Sì? se si può vedere. Vedila. Faccio di tanto perché i meccanici hanno bisogno di eroi che facciano luce sui loro problemi. Bella, un po' lunga ma bella. Un Top, po' top, top lunga ma sta bella. maglietta. Bella, bella, bella. Allora, Roby, questa è una moto del 2015, moto straordinaria, ma non mi dilungo su questo. Vorrei vederci meglio di notte, perché questo è quello che è l'effetto. E sì, sembra che funzioni, sembra che faccia luce. Beh, in realtà non si vede una cippa. Allora, moto che comunque, come hai detto, sicuramente molto comoda, ha una, diciamo, una seduta, come vedi, molto bassa, quindi vuol dire che la luce è proiettata un po', diciamo, un po' troppo per terra. Ricordi magari una BMW GS o un mezzo o una Tiger, visto che sono amante io di Triumph. Impostazione alta, luce molto alta, quindi sicuramente hai una visibilità con maggiore profondità. Ok. Invece questa è molto coricata, quindi già hai il A maggior problema. ragione bisogna che illumini Esatto, meglio. esatto. Il vetro, che questo, il vetro non è, ma questo è un po' di carbonato, è ancora messo bene, c'è qualche moscerino, ma è tenuto bene. Si può tranquillamente convertire la base H4 che fa abbagliante e anabbagliante con lo stesso lampadina, con un prodotto più potente, che tra le milioni di scelte che ci possono essere, io andrei come scelta sul kit Sirio, che il kit Sirio ha una particolarità che gli altri magari LED non hanno, che ha un 0,8 tra LED e l'altro, vuol dire che tu il taglio di luce, avendo un LED vicino all'altro, quindi non avendo lo stacco di qualche centimetro, non hai punti d'ombra. Quindi Ok, un bel questa tra taglio. l'altro ha quel problema lì, soprattutto con l'abbagliante, hai Non riesci. una fascia di 4 metri che è Buco. buio, buio totale. Allora ti dico che purtroppo la problematica ce l'hai, potremmo risolvere, ma non siamo sicuri. È la conformità fatta un po' a, non so che forma gli hanno fatto qua, tipo rombo, non si capisce. È un po' la conformità del faro. Quindi il faro molto stretto sulla mole comunque della moto e poi anche molto bassa. Non hanno fatto effettivamente un grande studio di illuminazione. Potevano lavorare col doppio faro, abbagliante ad abbagliante per rinforzarlo, per un discorso magari, sai, di design, hanno fatto un H4. Però non è un problema, sicuramente andiamo a migliorare. Andiamo a vedere come si vede poi il taglio di luce. Effettivamente il taglio di luce mi sembra un po' scadente, perché qui hai la zona di potenza, la zona praticamente più potente, sotto praticamente sei al buio, quindi fai conto che siamo circa 2,5 metri dalla gomma. Se ti passa un criceto, tu non lo vedi. In Lo più, senti? tu sei seduto tipo poltrona, quindi hai la visione in alto, non in basso, e praticamente qui non vedi un ostacolo. E Esatto. questo è pericoloso. In alto, come vediamo, non abbiamo anche lì molta potenza, perché dovremmo compensare con l'abbagliante. Quando fai l'abbagliante riusciamo a lavorare in alto. In più mi hai detto che c'è un buco, Eh sì. quindi sicuramente farò uno step così. Pum! E qui c'è il buco. Ok, Effettivamente non è il tremendo. massimo, come Un dicevi te. altro aspetto che non voglio mai tralasciare, perché vedete comunque il look di questa moto che nonostante abbia qualche anno, ha comunque un look molto attuale, secondo me, però la lampadina un pochino la invecchia, no? E infatti un Sì, altro di sì. quei temi, oltre a vederci bene, dà completamente un altro impatto visivo, secondo me, al frontale dell'auto o della moto in questo Sì, tra caso. l'altro hai detto proprio una cosa interessante che può piacere, non piacere, però io da, diciamo, tecnico di illuminazione, le Harley nuove, concetto vecchio di moto, hai visto che fanno sul V-Road, Street Road, l'883, lo Sportster, quello che è i modelli, mettono il faro tondo a LED, che effettivamente ringiovanisce la moto, anche se magari è una moto classic, Beh, anche la Honda sulla Rebel, che sicuramente è una però la moto. Honda, ok, magari possiamo discutere, sicuramente se metti un LED non è che va a impattare tanto No, ma Rebel sulla. che è quello spirito lì, no? Ah, Dico dello sì, Sportster, certo. no? Quella. Però gli Harleyisti, come vedi, e tutti gli Harleyisti e un po' di clienti, tutti che mi dicono: Roby, io la moto non la uso di notte, perché io mi vado a schiantare. Quindi mettere un'illuminazione totalmente a LED o mettere la lampadina LED a me salva la vita. Perché Certo, è vero. così? Va bene. Svolta. Cominciamo? Sì, Sì, dai. intanto aspetto a raffreddare perché c'erano tipo 1000 gradi Fa circa, niente, circa. tanto ti Ah, bruci ok, tutto. perfetto, Amico, ok. lava a fare, grazie. Lava anche qui poi. Grazie, amico. Posso? Ah, perché sono tutti moscerini, Ah, ma che figa. si vede meglio perché adesso l'hai pulito per quello. Altrimenti la No, ma lampadina. perché l'hai detto? Ma Cioè, Pasqua, non. taglia per favore. Ma ha detto il segreto? Ma io non lo so, figa.
Ma perché non ti... Anche la bagliante funziona. Perfetto. Bene. Adesso mi guardo la faccia, se è cambiata, ma dopo, prima guardo le luci, allora, come funziona. Esatto, allora, H4, ovviamente abbiamo messo il kit Sirio, come ho detto. Vediamo già subito la proiezione, come vedi, il baffo. Vedi come si estende? Sai perché? Perché la potenza è molto alta. Sai che i fanali non sono fatti in colore alluminio all'interno così, perché ho voglia di fare alluminio, perché è un catene infrangente. Cosa fa? Il gioco dello specchio, quindi la lampadina rimbalza sul catene infrangente e viene proiettato con l'asse, per esempio l'asse destra, perché noi abbiamo la guida, certo, a sinistra, essere... esatto, e quel baffo è al contrario, okay, su moto, su macchina. Quindi, come vediamo, riesce a riempire per bene tutta l'asse. Andiamo a fare anche la bagliante, eccolo qua. Allora, aspetta un attimo che metto la mano, rimetti prima. Ok, qua è l'ultimo taglio dell'ana bagliante. Fai la bagliante? Praticamente non c'è più quello stacco di ombra, quindi vuol dire tra l'ana bagliante e la bagliante è collegato, è attaccato. Quindi non hai più quel buco che dovresti avere quando c'era l'alogeno. Esatto, esatto, esatto. Fantastico. Poi, però, un'altra cosa. Aspetta che non ho ancora... Devo sedermi? Ancora sporco. Bravo. Okay. Allora, mettila bene dritta. Ok. Mica, quanto pesi? 32. Ah, ok. No, ma si vede che comunque sì, sei leggero. Sì, sì, si vede. Ok. Allora, sei dritto dritto? Sì. Bene. Ritorna sull'ana bagliante? Okay. Ok, perfetto. Come vedi adesso il punto focale è bene in mezzo e si estende bene sul destro e sul sinistro. Quindi hai una proiezione di luce quasi come un fendinebbia perché riesce a lavorare laterale. Okay. Rifacciamo la bagliante? Benissimo. La bagliante è il punto focale in mezzo, quindi perché deve sparare come se fosse una torcia e non c'è il buco come avevi detto sulla bagliante abbagliante, quindi sicuramente quando vuoi fare strade di montagna o vuoi lavorare un po' più alto, la bagliante ti dà una grande mano. Poi l'estetica, no? Visto che parlavi adesso vengo a vedere l'estetica. Di svecchiare la moto. Vengo a vedere l'estetica. Un'altra roba, dai. Un'altra roba, sempre più convinto. Allora, tanto per raccontare il prodotto che ho detto già le sue conformità sul 0.8 tra un LED e l'altro, lavorando abbagliante e abbagliante, senza centralina, e come si sente? Si sente così. Dissipazione attiva. Ok, qui sta già lavorando. Dissipazione attiva, sì. Diciamo sempre ai nostri amici che cos'è la dissipazione attiva, è la ventolina elettrica, ventolina quella forzata per raffreddare il circuito del componente LED. Bene, facciamo l'ultimo check però. Proviamo a accendere per vedere se ci sono strane cose, spie, che magari sì, non sappiamo mai. Però proprio accenderla? Sì, sì, sì. Va bene. Io non ce ne sono, ABS, ok? Comunque, tu lo sapevi? Che ha tipo gli americani, ha le frecce sempre inserite. No, saranno rotte. No, non sono rotte, se no si accendono. Io non le vedo. Hanno un'intensità più bassa per fare presenza, poi quando tu metti la freccia aumenta l'intensità. Non lo sapevi? Ma è bello però, a me piace. Come i mezzi americani. La guido, non la vedo davanti. Ah, non puoi guidarla mentre... Ah no, si può fare. Fantastico Roby, grazie mille. Bene. È una cosa ma veramente me la consiglio. Aspetta, scusa. Dimmi, sì. Aspetta. Aspetta, scusa. Grazie. Okay. No, perché non volevo che magari, sai, quei moscerini. Un po' qua, grazie. Ah, sì, scusa. Okay. Me l'hai sporcato di più? Ah, sì, va bene. Cosa usi? Il grasso quello grasso per catena. Va bene, grazie Roby. Alla prossima, Lady Group. Ciao ragazzi.